Mi chiamo Laura Villani e sono una psicologa. Conosco Andrea da alcuni mesi. Ho guardato i suoi disegni, mi hanno colpito subito perché inizialmente non capivo esattamente quale fosse il ruolo di una persona che disegna le situazioni che trova in tribunale durante un processo. Poi ho capito che questa modalità ha un elemento fondamentale che è la mancanza di aggressività che certe volte ha la fotografia. La fotografia a volte serve, anzi spesso serve a documentare dei fatti, ma in maniera anche piuttosto diretta, anche cruda se vogliamo. Invece il disegno, la riproduzione fatta a mano ti dà quel filtro che ti permette di vedere la realtà magari, non dico in maniera più morbida, però sicuramente con un occhio non giudicante, che non ti dà una risposta, però ti sta illustrando qualcosa che avviene in quel momento e viene appunto filtrato dagli occhi dell'artista. In questo Andrea è veramente un artista, ma non ha solo una sensibilità artistica. Io direi che ha proprio una sensibilità umana. Ha un modo di descrivere le cose, di portarti anche quello che lui vive nel tribunale durante il suo lavoro, che non contiene mai un giudizio, non contiene mai un qualcosa di definitivo e soprattutto è aperta al confronto. È una persona veramente aperta al confronto e sicuramente io credo in questo tipo di lavoro farà tantissima strada.